Siamo qui tutti riuniti perché mi dispiace per questa ennesima repressione, questa ennesima persecuzione al movimento. Ragazzi normali, ragazzi che lavorano, hanno una loro vita e devono essere continuamente disturbati, perché questo è un disturbo serio con questo problema del lavoro. Questi ragazzi devono anche perdere tempo per venire a firmare, non è giusto. Allora cominciamo a mettere dentro chi veramente deve essere messo dentro e lasciamo in pace questi ragazzi. Siamo qui per accompagnare le persone che hanno l'obbligo di firma. Dopo i fatti che sono accaduti nei giorni scorsi, le perquisizioni al presidio di Venaus, alle case private, le denunce, i quattro provvedimenti di arresti domiciliari e i quattro provvedimenti appunto di firma, di obbligo di firma giornaliera. Tre sono qua e uno è a Borgone. Siamo qui sotto la neve ad accompagnare queste persone perché noi non lasciamo soli nessuno. E per te vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai nostri compagni di lotta che hanno ricevuto delle restrizioni assurde per un fatto che praticamente è inesistente e che è successo a settembre. Sono dei nostri compagni di lotta che sono stati colpiti da delle accuse infondate che servono ancora una volta per colpire espressamente il movimento. Come diceva giustamente in uno degli ultimi incontri un'avvocatessa, in questo caso ormai si condannano le persone non per cosa fanno ma per chi sono, e noi siamo qui per manifestare ancora una volta il fatto che il movimento No TAV non si arresta e che comunque ciò che è successo a qualcuno viene condiviso da tutti noi per esprimere la nostra solidarietà e andare avanti.